Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla. Siamo qui con Leila e ci eravamo lasciati qui nel rifugio dove c'è la confraternita degli assassini. Questo è Sean. Dovevamo parlare forse con loro due, non mi ricordo. Vabbè, parliamo un attimo con Sean. Ciao, Leila. Sean, Basta, tutto qua. che ne pensi di quella tomba? Beh, smentisce anni e anni di convinzioni accademiche su quali europei abbiano raggiunto prima l'America. A parte quello, è solo un mucchio di vecchie ossa, no? Invece dovrebbe essere Sembra Cassandra. parlare di questa cosa che ho nel collo. Ah, lo stabilizzatore. Sì. Non è pericoloso, vero? Cioè, ora sto bene, ma spero non abbia effetti collaterali. Non dovrebbe. Serve solo a bloccare passivamente i segnali esterni, in modo che il bastone, sai, non faccia danni. Sean, quello che è successo l'anno scorso, io non lo controllavo, io ho provato a resistere. Capisco. Forse il tuo vecchio team non lo capiva, ma noi abbiamo già visto cose del genere. Se vuoi lavorare con noi e scoprire fino in fondo perché il mondo sta per finire per la seconda volta in 8 anni, allora tieni su qualcosa finché lo diciamo noi. Ordini di William. Lo so, non è un problema. Sono solo poche settimane, ok? Finché non sistemiamo tutto. Hai ragione, hai ragione. Ok, questo l'avevamo letto? Un frammento audio inviato da una località sconosciuta ai nostri server criptati non è stato rubato o danneggiato niente, hanno solo depositato un file. Stavolta siamo stati fortunati. Quindi di cosa si tratta? Un file audio criptico, la voce è sconosciuta e sotto si sente un segnale. Era un codice che ci ha condotti in un punto preciso del New England. Non mi ricordo se l'ho già letto, quindi abbiate pazienza perché è un po' che non gioco a Valhalla. Abbiamo scavato e abbiamo trovato una miniera d'oro, o meglio argento, la valuta dominante del Medioevo, nel Medioevo. Il punto è che abbiamo trovato il cadavere di un guerriero norreno risalente alla fine del IX secolo, inizio del X. Precede di alcuni secoli gli insediamenti più antichi conosciuti. Conosciuti, non sconosciuti. Se fosse vero, sarebbe incredibile. Rimane la domanda di come siano arrivate qui queste ossa e perché. Dovrebbe essere Cassandra, giusto? Non saprei, boh. Vabbè, questa è la piantina. Sean, annaffia le piante mentre sono dentro, ok? Lo segnerò sul calendario e mi tatuerò un promemoria. Addirittura. Stai bene? Meglio, ma temo che possano ripresentarsi i due flussi di dati. Non posso prometterti niente. Anch'io sono sorpresa. Erano come due menti in lotta per un cervello. È stata come una fucilata alla testa. Capisco. Questo campione di DNA vichingo ha qualcosa di denso. È rumoroso. Potrebbe essere il bastone che interferisce. In che senso? Il mal di testa, il nervosismo, li ho da quando ho il bastone. Spero che tu non stia cercando scuse per la tua amica. Certo che no. No. Ok, scusa, però cerca di rilassarti e se senti che sta per succedere ancora, avvertici. Ci sto provando, davvero. Va bene, io direi che possiamo anche tornare dentro. Abbiamo spippolato tutto. Il cadavere ritrovato sta lì. Damose. Torniamo da Eivor. Perfetto, andiamo. Dalla Norvegia all'Inghilterra ci vuole una settimana in nave, quindi salto avanti. Giusto, perché con Eivor e il fratello siamo salpati dalla Norvegia diretti in Inghilterra. Leila, stai bene? Scusa, puoi riavviare il messaggio? Abbiamo la trascrizione, se ti può servire. Posso No, devo andare? sentirlo. Ok. Non voglio essere criptica, è solo che è stato quel messaggio a condurci proprio qui, a una tomba norrena in Nord America. Quindi quelle ossa là fuori sono l'unica pista che abbiamo. L'unica possibilità di salvare il pianeta in tempo. Eccolo.
Sono vissuto, sono morto e ora riposo. E nel mio riposo io sogno. E nei miei sogni vedo la fine della minaccia che di nuovo incomberà sulla terra. Trova il morso di lupo. Trova il forsennato. Trovami. E salvaci tutti da un'altra morte. È inquietante, davvero. Quel segnale nel messaggio. Sono solo coordinate? Nient'altro? No, non mi pare. Ok, sono pronta. Si parte. E vediamo, siamo in Inghilterra, siamo in Inghilterra, non lo so. Dove ci sarà il nuovo insediamento di Eivor. Bella, arriva l'Inghilterra, finalmente basta neve. Ed eccola lì, l'Inghilterra, la nostra nuova casa. Non è all'altezza della Norvegia, ma ne faremo la nostra terra molto presto. Per ora mi basta vedere una riva. Non vedo l'ora di rimettere piede sulla terraferma. Non dobbiamo affrettare lo sbarco. Quello che vedete è tutto territorio sassone. Il regno di Mercia, ancora in gran parte conteso. Ci saranno molti occhi a sorvegliarci, con archi tesi e trappole pronte. Dobbiamo essere cauti. Randvi, fermate i remi! Restate in attesa! Hai notato qualcosa? Non ancora, ma andremo a liberare il tragitto da eventuali pericoli. Voi ci seguirete quando il sole toccherà l'orizzonte. Agli ordini! Che Thor possa vegliare su di voi! Ci rivedremo presto! Fogate e proseguiamo! Sì! Sono pronto a qualsiasi agguato voglia tenderci questo popolo di elfi verdi! Attaccherai. I figli di Ragnar sanno del nostro arrivo? No, non lo sanno, ma non respingeranno la nostra visita. Dei quattro regni d'Inghilterra, i figli di Ragnar ne hanno occupato uno soltanto. Gli altri sono ancora a nostra disposizione. Quindi ci uniremo alla loro armata? No, no, parleremo con loro. Cercheremo di ambientarci nella nuova terra. E poi potremo dividerla in quante parti ci sembreranno opportune. Guardatela! Quello dovrebbe essere un villaggio? Tanti mattoni e una sola runa per il loro mite dio? Quella runa rappresenta una croce, Dagge. È dove il loro dio è stato sacrificato. Si trova in cima ai monasteri. Sono dei luoghi di culto. Quella croce ha ucciso il loro Cristo e loro la mettono in mostra? Curioso! Noi incidiamo idoli dei nostri dei e preghiamo davanti a loro. Pensa ad esempio ai nostri sacrifici a Odin. Sì, ma noi non veneriamo il lupo che l'ha ucciso. È questa la differenza. Per quanto i sassoni possano sembrarci strani, anche noi lo siamo ai loro occhi. Il martello! Ecco, quello è un simbolo degno di un dio. Basterebbe un fulmine per ridurre in cenere quella croce. Guardatela! Che stanno facendo? Annegamento rituale. È un battesimo, Dagge. Conosci davvero così poco le usanze cristiane? Certo che no, ma non me le ricordo. E poi mi piace fare conversazione. In quel luogo ci saranno soltanto preti e qualche fedele. Potremmo assaltare il porto e poi saccheggiare tutto con facilità. Si possono trovare molti tesori? Sempre! Lavorano metalli preziosi e creano gioielli per i loro dei. Là dentro ci sarà una fortuna. Più tardi, Dag. Avremo tutto il tempo per le razzie dopo esserci insediati. Ci siamo! Fermate le navi! Assaltate da quella! La via è bloccata da una catena che attraversa il fiume. Dobbiamo rimuoverla prima di proseguire. Una catena? Possiamo forzarla? È troppo spessa per le asce. Ma deve esserci un modo per sbloccarla in quel campo. Vado io. E io sarò subito dietro di te. No, Dag, tu rimani qui. In caso di imprevisti voglio che tu sia pronto a difendere la nave. Buona idea.
Scagli la freccia e tieni l'ascia più affilata con te, eh? In un certo senso. Oppure perché non si fida? Beh? Oh! Dai! Si era addormita Eivor. Allora, vediamo un po'. Che cosa vedi? Non posso lasciarli. Gli altri dipendono da noi. No, adesso andiamo a liberare, a togliere questa catena. Ah, c'abbiamo anche due punti. Aspetta. Talenti. Assegno automaticamente così non perdo tempo. Abbiamo detto. Ok. Lamose. Non levo tempo al gioco, perché sennò mi metto lì e dico: ma che faccio? Prima questo, poi quello. Invece faccio automaticamente così. Hai guardato a vista. Sì, lo so, ma adesso non ti preoccupare. Che arriviamo alla catena che ci serve. Sarai i miei occhi. Perché non li targhetta? Forse perché ancora non ha. Allora, vediamo un po'. Questo come lo... come fischiava che non mi ricordo? Ecco così. Vieni? Venghi! Non mi ricordo come si... assassina così, ok, RB. Vabbè. Lo stealth non è... Dai, è così! Ma... Olè! Ma sta chiude Odino! Dai! Ok. Ah, questo è morto! Vabbè! No, aspetta. Fammi prendere la roba. Dove? Dove? Dov'è? Chi è? Mazzateo! So letale, so! Ok, allora qui c'è un tesoro. Un attimo, fatemi riprendere la mano che è un po' che non c'è gioco e... La catena è enorme, ma sembra ancorata piuttosto male. Forse potrei colpirla. Il blocco fluviale, messa in ambroia, dopo aver effettuato diverse prove abbiamo concluso che le catene sul fiume resisteranno anche alle navi danesi più solide, a patto che il meccanismo rimanga intatto. Altri blocchi verranno approntati nei mesi a venire e saranno posizionati nei fiumi che conducono all'entroterra. È la nostra difesa migliore contro le imminenti invasioni. È essenziale che i blocchi siano sempre attivi e in buone condizioni. Il problema di funzionamento dovrà essere segnalato immediatamente. Va bene, allora intanto andiamo a far fuori questo che... Finisci tra i cespugli, vero? Sì. Oh, a posto. Bravo Ciccio. Allora, l'abbiamo eliminati tutti. Non mi pare che ci sia più niente. Qua ci sono delle razioni. Razioni al massimo. Qui, sì, c'è. C'è roba, depletiamo tutto. Non ci dovrebbe essere più niente. Ah, qui c'è qualcosa di... Titanio addirittura. Allora, questo come si... Da sopra? Da qua? Ah, mi sa che devo fare con le frecce, aspetta. Sì, no? Sì? Sì, con le frecce. Olè. T'hai vist? Via. Hola. Sì, ma state passando? Potevate aspettarmi però, eh. In realtà volevo saltare, però va bene lo stesso. Ok. Mi rimetto al posto mio? Vai. Damose. Bel lavoro. Torniamo indietro, Sigurd. Facciamo a fette quei cani e ci prendiamo tutto ciò che hanno. Sarà uno scherzo. Non oggi, Dag. Proseguiremo fino alla nostra meta. Cerchiamo di evitare altri imprevisti.
E ora state in guardia. Ci siamo quasi, credo. Sto morendo di fame. Spero che abbiano carne e birre da offrirci all'arrivo. Avresti dovuto informarli per tempo. Avrebbero preparato lo spiedo. Se Halfdan Ubba e Ivar Ragnarsson sono a corto di provviste in questa terra, moriremo tutti di fame. Ma non temere. Ah, già lo immagino. Un maiolino tenero e succulento. E birra dorata come i tesori che oggi non abbiamo razziato. E accontenti davvero di poco, non è vero, Dag? Ne è più che soddisfatto. Da parte mia, sono ansioso di calcare le orme dei giganti che hanno costruito questa terra. Quali giganti? Gli antichi romani e il loro impero, giganti di un'era dimenticata. Questo territorio era un loro dominio ed è disseminato di rovine. Quei muri e quelle pietre raccontavano storie di conquiste e di gloria, e ora non sono che macerie. Ma pronte a risorgere, ricostruiremo il loro impero pezzo per pezzo. Il nostro però non cadrà in rovina. Tutto finisce, Dag. Più che un monito, quelle rovine sono un testamento. Guardate, davanti a noi. Ecco il campo dei figli di Ragnar. Finalmente! Voglio rimettere piede sulla terraferma. Sigurd, aspetta. C'è qualcosa che non... Dove? C'è troppa quiete per un'armata. Solo tende e pochi uomini. Non è l'armata che cercavamo? No. Andiamo a controllare da vicino. Nuovo territorio scoperto, Grantham Bridgeshire, che sarà il nostro insediamento. Sono troppo cenciosi e sudici per essere un re. Meglio procedere a piedi, connoteranno le nostre navi. Dag e io andremo insieme. Andremo tutti. Se sono amici, intendo presentarmi come gli altri. E se sono nemici, li combatteremo tutti insieme. Beh, ah ok, ci stiamo attraccando. Chi sono questi uomini? Parlano con un accento contorto, inglese senza dubbio. Dag, Eivor, con me. Ok, Damose, Eivor, porca puzzona, è fasciatissima, si impalla. Cioè si impalla Eivor, eh? No, che si impalla il gioco. Che abbiamo qui? Un gruppo di sporchi danesi che insozza il fiume. Dimmi un po', come ti chiami? Io sono Sigurd, Jarl di Fornburg. Chi siete voi? Gente che non vuole vedere invasori danesi nel proprio campo. Vi conviene muovervi, pagani. Così non vi farete ammazzare. Voi sfidate dei norreni a uno scontro pensando di spaventarli? Ho passato 8 giorni in mare senza poter intingere la mia ascia nel sangue. Perciò vedi di tagliare corto e sguaina la tua spada. Oh! Eccola, ma insomma, con le buone maniere mai, eh? Uccidete questi bastardi pagani! Mamma mia, è devastante, Eivor! Oh! Dovrei far fuori gli arcieri prima. Ti do una mano. Qui c'è qualcuno a terra. Ok, Damose. Ma pure te, madonna, ma che siete? Delle pippe proprio, forza, Damose, dai! Oddio! Oh! Ma porca puzzola, è fasciatissima! Ma vattene a morire, ammazzato dei 3/4 della palazzina tua, va! Allora, chi altro c'è? Questo! Ma la vuoi finì? C'è manco più l'età, ma che sta a fa? Olè. Posto. Ah,
Ma non eravate così tanti prima? Da dove siete usciti? Mazza, Stash è proprio veramente... Ma de che... Cretino. Mi scusi, eh? Anche lei, grazie. E lei? T'ha posto? Non voglio altre sorprese per oggi. Bene, io cerco nella casa lunga. Ok, io cerco nella casa lunga. Aspetta un attimo. Spippoliamo per Benino. Ok, abbiamo fatto uno spuntino. Vado nella casa lunga, ragazzi, eh? Qui vedo solo scarti e ciarpani. Voilà, voilà. Allora, casa lunga sta in per di qua. Tocca dargli una sistemata a sta casa lunga, eh. Oh, eccolo. Ah no, questo è... è Sigurd. Si può? Aspetta, chi sei? Sei anche tu con quei briganti? Sigurd, Dag, di qua. Avevano dei prigionieri. Mamma mia, che catavecchia. Ehi tu, slegaci. Liberaci e non ti faremo niente. Hai del fegato, prigioniera. Lo apprezzo molto. Siamo persone molto ragionevoli, giuro. Non devi ucciderci. Pace, amico. Non dobbiamo né vogliamo uccidervi. Come vi chiamate? Yanli. Sono una mercante, non sono una di quei banditi. E lui è Rowan. Rowan, proprio così. Sono uno stalliere, tutto qui. Mi curo dei cavalli e beh, non più. I briganti li hanno venduti. Volevano vendere anche noi, come schiavi al miglior offerente. Ma avrei cavato loro gli occhi pur di impedirlo. E come siete finiti in questa situazione? Volevamo fare affari con i figli di Ragnar, su invito di Halfdan. Ma siamo arrivati troppo tardi. Puoi slegarli. Voi conoscete i figli di Ragnar? Sì, ho venduto stalloni e giumenti ai fratelli. Gente onesta, che paga bene. A giudicare dal campo direi che sono partiti da tempo. Dove andrete ora? Cosa farete? Troverò del bestiame, ricomincerò. Qui ho amici e alleati disposti ad aiutarmi, ma non sarà facile. A molti villaggi e città serve chi sappia prendersi cura dei cavalli. Troverò una sistemazione, prima o poi. A che pensate? Potrebbero esserci utili rimanendo con noi. Avremo modo di commerciare e i nostri cavalli saranno curati. Pensavo la stessa cosa. Gli amici dei figli di Ragnar sono nostri amici, vero Dag? Fa ciò che ritieni giusto, Sigurd. Yanli, Rowan, io sono Sigurd, Jarl di Fornburg, figlio di Styrbjorn. Questi sono Eivor e Dag. Siete liberi di andare, ma siamo pronti ad accogliervi tra noi, se farete la vostra parte. Ne saremmo felici, anche solo per rimetterci al lavoro. Dunque è deciso. Benvenuti nel clan del corvo. Da estranei ad amici, a membri della famiglia. Gli altri sono arrivati, venite. Qui tocca ramazzare. Sento che questo è il posto giusto. Onorati fratelli, amici, benvenuti a casa vostra. Randvi con le sue mappe strategiche. Dobbiamo conquistare tutta l'Inghilterra. Cioè conquistare, allearci. Forse? Dai, dai. Stanno a rimettere tutto a posto.
ottimo lavoro. Una casa lunga che non teme confronti. Vieni ora. Randvi ha trovato qualcosa che vorrebbe mostrarti. Eivor, Sigurd, ecco a voi l'Inghilterra e i regni in cui è divisa. Mercia, Anglia Orientale, Northumbria, Wessex. Dalle carte e dalle mappe che ho scoperto qui, intuisco che i figli di Ragnar si siano addentrati in Mercia. I ricognitori mi diranno se ho ragione. E noi dove siamo? Qui, in questo bosco senza nome. Senza nome? Dobbiamo rimediare. Come chiameremo questo luogo? Io forse ho un'idea. Ravensthorp, il villaggio dei corvi. Mi piace. Ecco riemergere la poetessa che è in te. Un giorno questo nome sarà noto a tutta l'Inghilterra. Un nome è solo l'inizio. Per avere fama dobbiamo costruire, espanderci. Concordo. Per iniziare serve una forgia. Puoi aiutare Gunnar a tornare al lavoro? Ci servono materiali, scorte. A questo penseranno i nostri vicini, che lo vogliano o meno. Siamo appena arrivati e vuoi già razziare? Non conquisteremo questa terra solo a parole. Andrò a parlare con Gunnar. Molto bene, mia cara. Ok, ospiti sgraditi. Per viaggiare verso le regioni d'oltremare usa l'Atlante disponibile nella mappa. Cerchiamo di decifrare tutto e di rimettere insieme i pezzi. Nuova missione, l'insediamento. Ci sono dei glitch pazzeschi, ma va bene. Allora, se non sbaglio, da queste parti ci dovrebbe essere pure la stanza di Eivor, che dovrebbe essere questa. Adesso non abbiamo una ceppa, questo è il letto. Ok. Parla con Gunnar, andiamo a parlare con Gunnar. Cioè, ma ste pagnotte di pane fresco? Questo che sarà? A parte la frutta, che cos'è? Boh, un pasticcio di qualche cosa? Formaggio? Forse formaggio. Ma le ossa? Qualcuno ha mangiato e ha lasciato le ossa? Io boh, posso dire? Maddo, il maialino! Il maialino! Allora, andiamo a cercare Gunnar, che dovrebbe essere... Eccolo là. È un bel posto, Eivor. Niente male. T'hai visto? In cosa posso aiutarti? Sigurd vuole che la tua forgia sia pronta al più presto. Ci serviranno scorte e ricchezze. Ah... Significa che dovremo procurarcele. Bene, bene. Mi mancano quei giorni. Saccheggi e razzie, lame insanguinate e scudi frantumati. Ti chiederei di unirti a noi, ma sei l'unico fabbro che abbiamo. Non possiamo rischiare di perderti. Oh, non pensarci. Lavoro meglio di quanto non combatta. Il mio posto è qui. Non ai remi di un destriero acquatico. Ma ora che ci penso, ho trovato una mappa nel ciarpame dei banditi, con la posizione delle case di preghiera sassoni. Certo, i banditi sanno anche meglio di noi che i monasteri abbondano di ricchezze. Porta la mappa con te e cerca di farne un uso migliore. Ok, nuove informazioni. Premi per aprire la mappa del mondo. Prendi il comando della nave lunga. L'insediamento Meldelburn, luogo scoperto. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto abbiamo dei talenti da mettere. Mettiamoli. Stiamo andando di corpo a corpo. Ok. Ah, aspetta un attimo. Scusate, inventario. Vediamo se abbiamo qualcosa di più. Allora, no. Ma insomma.
Bah, io per il momento rimarrei così, sapete che vi dico? Qui? No, siamo a posto col nostro, siamo a posto col nostro. Pure qui. Eppure qui, dai. A posto. Allora, però inventario, perché c'è qualcosa? Ah, c'è sta qualcosa qua, vedi. Ah, vedi, tutti gli abbellimenti per il nostro insediamento. Che c'ho de spara flesciante qui? Ah, questa, la runa. Va bene. Allora, prendiamo sta nave. Prendi il comando della nave. Andiamo a fare già una razzia? Che dici, Ciccio? Prendi il comando, dai. Da che parte dobbiamo andare? Allora, razzie nei monasteri. Compiere razzie in luoghi ben difesi è il modo migliore per trovare ricchi forzieri contenenti scorte e materiali grezzi. Ti serviranno per le costruzioni dell'insediamento. La razzia sarà completata quando tutti i ricchi forzieri dell'area saranno stati depredati. Ok. Allora, aspetta, vediamo però dove dobbiamo andare. Qual è il più vicino? Questo monastero di Alceste, è questo? Località non scoperta, allora dobbiamo andare qua. Melbourne. Non lo so se è questo. Trova le scorte e materiali grezzi nei monasteri. Ah, uno qualsiasi. Vabbè, io direi di andiamo qua perché è più vicino, no? Andiamo qua. È tempo di depredare. Damose, damose. Oggi razzieremo e domani costruiremo. Ovvio. Apriremo quei monasteri cristiani come fragili uova di gallina. I sassoni sanno che siamo qui, Dag. I monasteri saranno sorvegliati. Ah, non troveremo che preti in preghiera, ci scommetto. Pronti? No. Apri vela. Vela! Catturate il vento! Così se sbrighiamo, eh. Molto bella l'Inghilterra verdeggiante. Ok, siamo arrivati, quindi togli la vela. Oddio, signore, si levi. Forse è qua, ecco là là là. Levatevi. Non vedo soldati. Guarda là. Buonasera. Sono pronto. Facci l'ordine e ci sono. Oh, ma come ti permetti? Cretino. Tutti insieme. Muori. Attenzione, attenzione. Non ti distrarre. Si è distratta, si è distratta. Dai, ola. A posto. Olè. Forza. In due, dai. Olè. Materiali grezzi. Se c'è dell'altro, meglio prenderlo. Ovvio, dobbiamo prendere tutto. Io prendo anche qua. Allora, qui dentro sono chiusi questi maledetti. Forza. Vieni qui. Dai. Tutti i santi, muori. Colpite dai. Qua. A posto.
Allora, qui non c'è una ceppa. Forse qui no, niente. De qua. Andiamo a aprire questo, ciccia, ciccio. Dai. Ti prego, aiutami. Vabbè, ti prego proprio no. Aiutami e basta, cioè, voglio dire. Noi non preghiamo nessuno. Noi siamo Eivor Morso di Lupo, razzia completata, dai. Ma l'animaccia tua, ma... Quante ne ha fallato dentro il quarti della palazzina tua, tiè? Non vedi questo. Scusi, aspetti, adesso vengo da lei, Attenzione. Oh, parati però, Eivor, parati. Non veniva a fuggire. Dai, Te miss, e mo t'affondo. No. Oh. Mamma mia, la violenza di questa donna è veramente bellerrima. Una furia proprio. Allora, come si... Ok. Posto. Lì c'è uno che si è fatto male. Nessuno lo tira su. Nessuno la tira su. Ok, sediamo, raga. C'è più niente, no? Qui c'è qualcosa? Ok. Damose. Ho finito le frecce. Ma vaffanlo, va. Non ti è convenuto, ciccio. Tirate su. Olè. Ma state tutti per terra, state. Dai. Olè. Torniamo alla nave. Vai. Tutti morti, torniamo alla nave. Che non sta di qua, presumo. Irna, follibum, no! No, sta dall'altra parte. Scappano. Scappate, scappate. Damose, bella gente, damose, damose. Abbiamo finito qua, Ma che dici? Che non capisco di che parlano, come parlano. Ok, adrenalina al massimo. Damose, torniamo a casa. È stata una giornata proficua, grazie all'impegno di ognuno di voi. Ora torniamo a casa e scarichiamo tutto. Dai. Certa che non siano rimaste pepite d'oro in qualche nascondiglio? Sento che abbiamo tutto. Ehi, Eivor, allora quanti? Come qua? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. In realtà c'ha ragione. Qua c'era roba, vedi? Un astero di Alceste. Vabbè, ci torniamo. Questo che è? Non mi ricordo. È uno che ci insegue? Vabbè, qui ci dobbiamo tornare. Poi magari le mappe, come al solito, me le pulisco io per conto mio. Cosa credi di fare? Come vuoi, morso di lupo. Io ne ho uccisi 26. Ehi, credo. Controllati! Ah, erano una decina quando siamo arrivati, Doug. Vela fuori! No, no, dimentichi gli altri. Quelli giunti dalla foresta. Sbagliato, sbagliato! Girate, 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 dobbiamo andare dall'altra parte.
Se no facciamo il giro lungo. Ok, va, damose. Damose per di qua. Occhio con queste barchette, eh. Convinsi a venerare il possente Thor? Mostrasti loro come trasformare le croci in martelli solo girandole di lato e loro svennero tutti dalla gioia. Quella storia? Sì. Sì, esatto. Hanno già sentita milioni di volte. Non possiamo spiegare la vela. No, no, infatti no, la volevo chiudere, però l'hai chiusa tu per prima, quindi va bene lo stesso. Ok. No, in realtà dobbiamo... qua. Attraccare qua. Attracca. E damose. Là. Allora, quindi con quello che abbiamo preso adesso Già di ritorno? Sì. Spero tu abbia buone notizie. Sì. Credo di avere il necessario. Per farti una bella come si chiama? Una bella forgia. Costruisci. Là. Vediamo un po' la nuova forgia di Gunnar. Un'altra cosa, il fabbro. Ah, meraviglioso, Eivor. È più grande e più calda della mia vecchia forgia di Fornburg. Vieni a trovarmi quando vuoi. Per armi ed equipaggiamento sono il migliore. Lo farò, Gunnar. Non dubitare. Ok. Costruire insediamento. Ottieni accesso a servizi unici. Interagisci con i coloni. Sblocca missioni e altro, creando costruzioni a Ravenstorp. Per costruire, avvicinati a un segnale con una cassa. Risorse e materiali grezzi a sufficienza. Crescendo l'insediamento, guadagnerà fama e renderà disponibili nuove costruzioni. Richiama il corvo per visualizzare tutti i servizi costruiti o disponibili per la costruzione. Ok. Buona giornata a te. Quindi, cosa vedi, Sinin? Questo, che è degli assassini, dove c'è Itam lì, dove c'è... avete capito, no? Insomma, vabbè, dobbiamo aggiornare un po' tutto l'insediamento. Che è granderrimo, lì c'è qualcosa di prezioso... Ovviamente anche la casa lunga. Va bene. Allora io direi che per oggi ci possiamo anche fermare qui. Abbiamo fatto un sacco di cose. Ci siamo stabiliti, insinuati, insidiati in Inghilterra. Per cui adesso non possiamo far altro che crescere. Come se non ci fosse un domani. E intanto vediamo un po' se possiamo mettere qualche elemento decorativo di quelli bellerrimi. Trofeo del navigatore. Monumento del corvo nero. Vediamo un po'. Là. Vediamo come ci sta questo. Direi che ci sta benissimo. Ne metterei un altro anche di qua. Elemento decorativo. Era questo. Monumento del corvo nero. Se no, che ci abbiamo? Amico della foresta. Tomba lignea. Statua dorata dell'elfo alto. Bellerrimo. Che bella questa. Fontana della vita. Ah, questo. Acero bonsai. Statua AC15. What? Casa sugli alberi elfica. Che bellerrime queste cose. Vabbè. Le metteremo tutte un po' sparse qua e là. Ok. Per il momento famo così che ci sta tutto. Benissimo, allora, detto questo, sullo sfondo della nostra nuova casa in Inghilterra, un saluto a tutti da me e da Eivor e ci sentiamo al prossimo episodio.